Saluto tutti gli amici, tutti i conoscenti, tutte le persone che amano la poesia e le persone alle quali io voglio bene. Beh, io sono abbastanza scoperto dal punto di vista emotivo, non per niente scrivo poesie, e quindi spero di essere utile a qualcuno per dare delle emozioni con le mie poesie, che siano belle, che siano brutte, che siano grandi, che siano piccole, non ha importanza. Io faccio parte di un gruppo che si chiama Meteora di Palazzolo sull'Oglio, dove un gruppo di amici scrivono poesie anche in modo sincronico, cioè a volte insieme, dopo aver dato una parola, un concetto iniziale, e in questo gruppo mi ci trovo così bene che appena mi è possibile vado alle loro riunioni. Se serve questo lavoro collettivo, io sono sicuro che serve, perché molte poesie sono nate proprio ispirate da questo gruppo, mentre parla i poeti esprimono le loro opinioni, anche soltanto un'emozione, una vibrazione dell'aria riesce a creare un'ispirazione. Adesso, a proposito di ispirazione, vorrei leggere qualche mia poesia inedita, qualcuna, se mi è consentito. Prima di tutto devo mettere gli occhiali, questo è normale, perché alla mia età, e anche quando avevo 20 anni, avevo bisogno degli occhiali. Tengo a precisarlo. È una poesia assolutamente inedita, che riguarda di una donna, ma non di una donna in speciale, di come deve essere secondo me e secondo noi le donne. Nasce una donna per spargere amore, un sorriso, un bacio, una carezza, l'amplesso di un'ora o di una vita, vergine o puttana, sempre donna, se sa regalare stupori e meraviglie con un impulso che ti coinvolge le viscere profonde e l'anima. Nasce una donna per dare calore e piacere, aperta come un giardino al sole, che offre un amore puro o impuro, donna, amante, partner, complice, forte e tenera, dolce e amara, audace in compagnia, in cucina e a letto, purché non si porti addosso la colpa di essere innamorata solo di sé. Questo è l'ideale di quello che deve essere una donna, che non sia solo innamorata di sé, che pensi solo a se stesso, ed è questo è un appunto molto importante, che riguarda anche chi scrive poesie, che non può parlare solo di sé, ma della vita, del mondo, degli amici, degli amori, dei disamori, degli odi, di tutto. Questo è quello che io ho sempre cercato di esprimere nella mia poesia e anche nei miei romanzi. Ho pubblicato 3 libri di poesie recentemente, 3 librini piccoli, sulle 60-70 pagine ciascuno, presso la Star Link di Brescia, e se mi è consentito vorrei leggerne un paio, non più di un paio. Adesso vediamo quale, le scelgo un po' a caso, purché non siano troppo brevi, troppo lunghe. Un po' di pasticcio. Ecco allora, dal libro Poesie pubbliche e private, una breve poesia che è piaciuta molto. L'ho letta in varie parti, a Palazzolo e anche fuori Palazzolo. L'ho letta a Brescia, l'ho letta a Manerbio, in Valtellina. Ed è piaciuta molto perché è un po' scherzosa. È intitolata Quel gatto. Non è che la foto di un piccolo gatto, immagine ritagliata da un giornale, ma appare come vivo, in carne e pelo, tragico e ridicolo nel suo furore, con le zampe a terra, orecchie basse, gli occhi di fosforo nella notte, mostra le unghie e i denti. La foto l'ha ripreso mentre soffia a bocca aperta, con voce da tempesta, contro tutte le ingiustizie della terra. Forse ha ragione e forse ha torto. Non lo spaventa la sua fragilità. Quando drizza il pelo sulla schiena si crede forte, invincibile, un leone. Lo contemplo, lo ammiro, gli sorrido. Quel piccolo gatto sono io. Adesso, se mi è consentito, ne leggo un'altra, che sia piuttosto breve. È
non so ancora quale scegliere perché deve essere. Aspetta, La rosa troppo rossa. Vorrei afferrare quella rosa rossa, nascosta in un giardino di via Formiche. Troppo sexy, sfacciata, quasi oscena nel suo eccessivo falso pudore. E troppo bella nel desiderio di amare, di mostrarsi alla luce, pelo con petalo, alta nel suo gambo, come una star di lusso. Ma tu non sei che una rosa settembrina, una fra le tante, proibita da far paura, se penso che domani sarai sfiorita e non potrò afferrarti tra le dita, troppo distante nel tuo giardino, come nel tempo che non sarà più tuo. Vorrei solo aggiungere che questa rosa esiste davvero, è esistita in via Formiche a Palazzolo ed è una rosa che mi ha impressionato. Oltre ai tre libri che ho pubblicato recentemente, dopo 40 anni che non scrivevo poesia, perché tengo a dire che ho scritto 7-8 romanzi, forse 9, la memoria mi tradisce, e questi tre libri di poesia, dopo i tre che ho pubblicato quando ho 20-25 anni, ho deciso di non scrivere più poesie, ma questi propositi di solito cadono nel vuoto. Infatti ho ricominciato, ne ho composti almeno 5 o 6 e non vorrei leggere una che ho dedicato al mio amico Fulvio Fapanni. È intitolata Ombra. Io sono la mia ombra. Nessuna distanza mi separa da lei. Mentre cammino, i miei piedi possono calpestare un sasso, un fiore, lo sterco di un cane. La mia ombra mi passa sopra con una grazia e una discrezione a me del tutto impossibile. Che la mia ombra mi accompagni anche quando di notte tutte le cose saranno oscure. Vorrei adesso leggere una poesia dedicata a Elisa. Elisa Clerici, pittrice e anche poetessa, che fa parte del gruppo Meteora, e siccome è la mia compagna, mia moglie, succede a volte che c'è qualche litigio, qualche dissidio, e così ci si può tranquillizzare insieme quando io leggo una poesia dedicata a lei e lei legge una poesia dedicata a me, così troviamo la pace in famiglia. Elisa Fiori di Bosco. Vorrei ora parlare della mia Elisa e delle mille, più mille poesie che potrei scrivere e forse recitare nei teatri più affascinanti del mondo, alla Scala o all'Agorà di Atene. Ogni mia poesia saprebbe esprimere tutti i sentimenti che si uniscono, l'amore e l'istinto di natura, la passione che resiste nel tempo, la concordanza morale dei pensieri e una capricciosa stranezza che ogni tanto si unisce, ma solo qualche volta si va annuvolando per un malinteso. Perché Elisa non è un fiore di giardino, forse di bosco, è un po' selvatico, come un imprevedibile azalea d'oro, o un ciclamino della foresta tropicale, o un piccolo ribes con qualche spina, una margherita dall'indole focosa. Elisa ama il suo piccolo giardino, la pittura, il suo atelier d'artista, il nuoto nel fiume Oglio, il cane Glinka che ascolta le sue lezioni filosofiche e ama i viaggi in terre lontane e esotiche, la casa, la musica, la sua fede genuina e da sempre vuol bene al suo Inisero perché l'amore ci è amico e compagno, signore assoluto del nostro mondo. E con questo avrei espresso il mio sentimento per Elisa e tutta la simpatia per gli amici di Meteora che hanno dato a me la possibilità di esprimermi in maniera così completa, anche con senso di amicizia, a uno che non è palazzolese. Io non sono di Palazzolo, vengo da Milano, vengo da Parma, sono nato in provincia di Parma e attualmente sono a Palazzolo da 5-6 anni e mi ci trovo bene in un gruppo di poeti che sono anche amici. Con questo vai concluso. Allora. Thank you.
Prima domanda. La mia prima domanda ovviamente riguarda il tuo inizio come scrittore. Cosa è stato che ti ha fatto capire che la tua vita era nel mondo della scrittura? Ricordi il tuo primo approccio su un foglio di carta e cosa hai intimamente provato? Avevo 14 anni, anzi 13 e mezzo. Avendo letto un romanzo di avventure, ho pensato che avrei potuto farlo anch'io, ma soprattutto mi ricordo che a letto ho cavalcato un cuscino. Avevo 13 anni, cavalcando un cuscino immaginavo di essere un cavaliere dell'Apocalisse o giù di lì, e ho detto, si può scrivere qualcosa, cosa succede a questo cavaliere? E allora sono sceso dal letto e ho scritto le prime righe di questo romanzo, che poi è andato perduto, per fortuna. Naturalmente. Allora, adesso, seconda domanda riguarda la tua esperienza con la Rai, come sceneggiatore e addirittura come attore in A come Andromeda. Cosa ricordi con affetto e cosa ti ha lasciato nell'animo quel periodo? Mi ha lasciato soprattutto la soddisfazione del professionista, di quel professionista che fa bene il suo lavoro, sa di poterlo far bene e anche ha soddisfazione. Qualcosa di creativo che è molto simile, se vuoi, anche alla poesia, anche alla scrittura. Però c'è una partecipazione personale, ci metti la tua faccia e ti fa piacere mettere la tua faccia, magari con una certa timidezza che dici magari sono poco telegenico, oppure sono veramente brutto, oppure non piaccio. Quanto alla soddisfazione è stata grandissima, soprattutto quella di fare l'attore. Perché di fare l'attore? Perché è per la prima volta sono comparso davanti alle telecamere, buttato lì dal regista, senza preparazione, quasi senza un testo, perché sul testo l'avevo scritto io, però non potevo saperlo a memoria, e insieme all'attrice, di cui adesso mi sfugge il nome, ma che naturalmente il mio amico Fulvio sa, ed è l'attrice che era Paola Pitagora. Era Paola Pitagora, e naturalmente mi sono trovato molto bene perché lei mi ha anche sorretto simpaticamente. Io ero molto giovane, anche lei era giovane, e ci siamo trovati in sintonia in quella tre brevi parti che ho avuto io in A come Andromeda, ma lei con la sua esperienza professionale è riuscita a calmarmi e ha recitato abbastanza bene, con molta naturalezza. Avevo la faccia giusta, avevo la faccia del delinquente, del bookmaker, di quello che farfuglia le scommesse dei cavalli, eccetera. C'è un imbroglione, avevo la faccia giusta. Adesso passiamo alla domanda sui giovani. A coloro che giovani si avvicinano al mondo della prosa o della poesia, cosa consigli? È giusto che restino incontaminati e crescano a modo loro, o è meglio che si preparino leggendo, studiando e lavorando molto? Beh, mi sembra ovvio che si debba lavorare, leggere. E do un consiglio a tutti, soprattutto a quelli che hanno voglia di esprimere veramente se stessi. Sia nella poesia, sia nella prosa. La prosa naturalmente impegna molto di più, bisogna leggere molto per capire tutti i trucchi, perché è pieno di trucchi la narrativa, quello che si deve dire, che non si deve dire, tagliare il punto giusto, nascondere le cose, farle capire, lasciarle in avanti. Do un consiglio a tutti, leggete molto cercando i libri, i romanzi brutti, per capire i difetti dei romanzi brutti. Se voi capite quali sono i difetti dei romanzi brutti, li evitate e scrivete meglio. Bene, grazie del consiglio. E adesso vorrei farti scavare un po' nella memoria. In sintesi, ti rassenti di esporre qualche episodio della tua lunga carriera come scrittore e poeta, mettendo in risalto i momenti più significativi? Beh, io ho avuto due premi abbastanza importanti ed è successo, se posso citarli, uno per la fantascienza e uno per il mio romanzo Il mito ribelle, che ancora oggi è dell'82, questo romanzo. Il mito ribelle è il mio romanzo, è il romanzo più bello dai miei. E in tutti e due i casi, questo premio, ed erano due bei premi consistenti, mi sono messo a piangere. Tutte e due le volte. Questo dimostra forse la mia debolezza d'animo, o forse la mia estrema vanità. Forse credevo di poter vincere un domani magari il premio Nobel. Invece era soltanto il premio Insula Romana, un premio dato ad Assisi, un bellissimo posto, Assisi, in una bellissima sala, e così c'è anche il modo di vedere
bottiglie fresche di Giotto, eccetera, e in questa festa in cui mi si dava questo assegno, l'assegno, non so se era l'assegno o la soddisfazione, ma mi sono messo a piangere. Bene, adesso io non voglio entrare nella tua vita privata, ma se possibile nel mondo della tua anima. Sappiamo che sei sempre stato e sei tuttora, come ti sei definito in un tuo lavoro letterario, un mite ribelle, che sei una persona istintiva e passionale che predilige il mondo delle emozioni a quello intellettuale, sebbene nel mondo intellettuale ti muovi con disinvoltura ed esperienza. Dipende dalla prevalenza della tua natura emozionale il ritorno alla poesia dopo anni di narrativa o da cos'altro dipende? Hai indovinato. Certamente è il mio temperamento emotivo e impulsivo e naturalmente spesso sconclusionato a farmi portare alla poesia, perché la narrativa ti costringe sì a una logica stringente, proprio da mestierante anche, nel senso buono, mestierante, professionista. Nella poesia sei più libero, però è una libertà tutta fittizia, perché in realtà anche nella poesia tu devi misurare le parole, il ritmo, il senso, il significato, evitare eventi, cacofonie, eccetera, quindi anche quello è un lavoro serio. Però la poesia ti lascia più libero, è vero, sono tornato alla poesia un po' per la delusione del mondo letterario, in senso più che letterario, editoriale, un mondo che è un po' in decadenza. Nella poesia c'è più libertà. Lo disse un grande poeta greco, Cavafis, che disse: almeno nella poesia so una cosa, che siccome non si vende la poesia, posso dire tutto quello che voglio. Perfetto, hai anticipato l'ultima domanda, in qualche modo. Sì. Per finire, sai che in Italia la poesia non trova molti adepti, almeno tra i lettori, visto che i poeti abbondano. Da un lato la poesia resta un terreno incontaminato dalle intenzioni di ogni autore, visto che non dà fama e denaro, e quindi rende il poetare dovuto solo alla necessità di comunicare e non da altro. Pensi che sarà sempre così? Che la superficialità e l'indifferenza verso la poesia continuerà o ci sarà un ritorno a riscoprirla? So che ti pongo di formulare una risposta che è una specie di profezia, ma osiamo, dopo tutto sarà il tempo a rivelarti un profeta, un sognatore. Sì. E nelle mie poesie, queste nuove, ho spesso parlato di poeti e soprattutto di profeti, quindi voglio fare anch'io il profeta. Io penso che la poesia potrà ritornare se però gli strumenti di comunicazione ce lo permetteranno, perché fino a quando nelle televisioni non si parla né di pittura, né di arte, né di teatro, né di poesia, sarà difficile tornare a un senso di civiltà artistica oltre che culturale. Mi pare che si potrà tornare veramente alla poesia in una selezione seria, con una partecipazione anche di dono dei poeti al pubblico, ai lettori, se i mezzi di comunicazione di massa ci vorranno un po' di bene, cosa che adesso non avviene. A questo punto ti ringrazio per l'intervista, pur non essendo un giornalista, spero di aver posto i punti importanti, che dalle tue risposte ognuno abbia un'opportunità per conoscerti meglio. Fulvio, grazie Nisero. Sei stato bravissimo, Fulvio, sei stato bravissimo e ti ringrazio tantissimo. Spero che questa bellissima, come lo possiamo definire, non solo intervista, ma è quasi una chiacchierata. È un servizio televisivo a suo modo, che sì, potrà anche essere un domani usato alla televisione, perché è possibile anche trasmettere alla televisione. Allora mettiamo anche questo nella profezia. Che possa essere utile, perché no, utile a me, a Fulvio Fabani e alla poesia, perché no? Bene, grazie di tutto. Grazie a te.